Ciao, benvenuto a questo incontro delle riflessioni. Si avvicina il nuovo anno, siamo arrivati ormai nel 2023. E così volevo condividere oggi con te qualche riflessione su come possiamo davvero prepararci al meglio per l'anno che viene. Vedi, è una data come tante altre, per cui non è che dal 31 dicembre al 1 gennaio cambi qualcosa, ci mancherebbe. Però, sai che cosa? Il punto è che noi esseri umani costruiamo dei significati e sulla base di quei significati che noi andiamo a costruire, andiamo poi a vivere la nostra vita. Se ci pensi, questo accade sempre. Significati riguardanti, per esempio, le relazioni, riguardanti la nostra attività, riguardanti la società stessa. Tutto è ricco di significato, anche gli oggetti acquisiscono significato e valenza appunto sulla base appunto del significato che noi gli diamo. E l'ultimo dell'anno, l'inizio del nuovo anno, ha un significato, ha il significato da noi costruito globalmente appunto di un passaggio, di una fine e di un inizio. E allora, secondo me, vale la pena sfruttare questa occasione per porsi delle domande, per fare delle riflessioni, per cercare in qualche modo di così, appunto, sfruttare al meglio questo momento dell'anno che socialmente viene vissuto. Qual è questo modo migliore? Ho già parlato del Natale, ne ho parlato in un video recente, dell'importanza di avere una dimensione più introspettiva, di sfruttare il momento del Natale proprio per sviluppare questa introspezione. E sull'onda di quello che appunto ti ho detto nell'altro incontro, quello che condividerei oggi è proprio l'importanza di focalizzarmi su ciò che davvero per me è importante costruire nell'anno che viene. Come posso fare questo? Magari anche semplicemente elencando, perché no, per iscritto, quelle che sono le novità, le cose importanti che io sento di avere introdotto nella mia vita nell'anno passato. Quello che per me è stato importante, ciò che per me ha fatto la differenza, ciò che per me ha avuto valore. Ecco, io posso, così scrivendomelo, perché no, sviluppare un pensiero, una riflessione su quanto quello che ho fatto nell'anno passato, nel 2022, per me sia stato importante. Questa è una prima focalizzazione utile che mi aiuta a capire ciò che appunto posso aver messo, introdotto e che mi può essere stato utile. Nel contempo posso anche andare ad analizzare quelli che sono magari gli elementi dell'anno appena passato che non mi hanno dato molta soddisfazione, un piano professionale, un piano economico-finanziario, un piano relazionale-affettivo, un piano legato banalmente all'organizzazione del mio tempo, il tempo professionale, il tempo libero, il tempo relazionale, su quanto posso aver coltivato meno i miei amici, le persone per me importanti, i miei hobby, i miei interessi, lo sport. Ecco, posso fare una mappa che in qualche modo mi aiuta a vedere i pro e i contro di ciò che io ho vissuto, di ciò che è passato. Analogamente, fatto questo, e volendo quindi non tanto giudicarmi o appunto martoriarmi inutilmente, ma volendo proprio fare una valutazione quanto più oggettiva di quelli che sono gli elementi positivi che io mi sento di aver introdotto e quelli magari sui quali necessito ancora di lavorare. Fatto questo, quello che io posso fare appunto per voltare pagina, appunto, magari proprio su un altro foglio o in un'altra prospettiva mentale, domandarmi che cosa davvero voglio portarmi con me di questo anno passato e che cosa davvero voglio andare a costruire. Vedi, noi sottovalutiamo la capacità che noi abbiamo di costruire. Noi esseri umani abbiamo una capacità incredibile. Se ci pensi, questo è testimoniato da tutto ciò che ti circonda. Il device che stai utilizzando per guardare o per ascoltare questo contenuto, tutta la realtà che ti circonda, le case, le auto, la tecnologia, tutto quello che noi abbiamo costruito è frutto di una scelta di singole persone che poi magari si sono messe in comunione con altre, ma di tante, tante, tante scelte che in qualche modo hanno creato la realtà che noi oggi conosciamo. Ecco, noi spesso nel nostro piccolo tendiamo a sottovalutare il potere di una scelta. Allora, io posso, fatta questa analisi di ciò che vorrei cambiare, di ciò che vorrei migliorare, di ciò che vorrei portare con me di positivo di già costruito nel nuovo anno, io dovrei davvero cercare di individuare quali sono le aree per me importanti, su quali sviluppare
E questa è qualcosa che spesso noi facciamo in abbondanza, no? Però vedi, quello che a questo punto ti direi però di fare è cercare di prenderla molto sul serio questa cosa. Perché vedi, molto spesso accade che noi semplicemente facciamo grandi progetti per l'anno nuovo e poi alla fine ci troviamo dopo poco tempo completamente in crisi perché alla fine non abbiamo fatto nulla di quello che ci eravamo detti. Allora, ecco, anche questo è un processo che noi dovremmo analizzare, dove andarci, ma perché? Cos'è che è andato storto? Cos'è che non ha funzionato? E sviluppare invece una buona capacità organizzativa, di pianificazione, di costruzione davvero nella realtà di messa a terra di quelle che sono le idee, gli ideali che in qualche modo abbiamo maturato dentro di noi. Come fare? Semplicemente con una pianificazione fatta bene. Io sono convinto, per esempio, che in diversi ambiti della tua vita, per esempio potrebbe essere quello professionale, magari già tu riesci a fare benissimo questa cosa qua. Perché la maggior parte della gente riesce in qualche ambito a farlo, nella cura della casa, nella cura del lavoro, nella cura delle relazioni. Spesso ci sono proprio dei... Tendiamo a essere selettivi, perché magari ci sono degli ambiti in cui riusciamo a sviluppare questa buona capacità di pianificazione e poi di realizzazione. Ma magari in altri ambiti ci perdiamo, magari mi perdo nella cura di me stesso, nel lavoro sono un trattore, ma però nella cura di me stesso mi perdo completamente. Allora, ecco, si tratta in genere proprio di riuscire a fare quella scelta e poi di usare quelle competenze che magari già abbiamo in altri ambiti per riuscire ad applicare a quella scelta il nostro intento. Allora potrebbe essere per esempio la scelta di leggere di più. E allora ecco, lì devo proprio andare a pianificare, a organizzarmi, a trovare e a pensare quali sono i momenti della mia giornata utili per fare questo. E poi, una volta pianificato questo, devo anche mettere in conto che il mio sistema, il mio corpo, la mia mente, tutto quello che mi appartiene, ha bisogno di tempo per abituarsi, per andare a consolidare quella che è un'abitudine che poi mi permetterà di navigare serenamente, senza difficoltà. Allora io mi devo dare il tempo per riuscire a costruire questa abitudine. Allora, ecco, potrebbe essere, come ti dicevo, quello della lettura. Posso dire, guarda, mi rendo conto che quest'anno ho perso tantissimo tempo a guardare serie televisive che non mi servivano a niente, non mi hanno lasciato praticamente nulla, vorrei leggere di più. Allora il mio intento sarà quello di dire, bene, io ora alla sera veramente mi libero da quella che è la visione di queste serie e mi compro un libro che mi piaccia davvero e mi do l'impegno di leggere ogni sera quelle 5, 6, 7, 10 pagine e cerco di far sì che questa per me diventi un'abitudine. Mi do una regola, capisci? Ecco, all'inizio è difficile, perché la via virtuosa all'inizio è sempre difficile, la via viziosa all'inizio è estremamente facile, capisci? Però cosa succede? Che la via virtuosa, che all'inizio è difficile, poi nel lungo tempo diventa sempre più facile, diventa sempre più automatica, diventa sempre più, appunto, più fonte di grande beneficio. La via viziosa, invece, all'inizio è molto più facile. È facile mangiare troppo, è facile impigrirsi, è facile... Però nel lungo tempo questa via diventa molto più dolorosa, molto più fonte di sofferenza, perché a lungo andare, a furia di aver costruito per esempio l'abitudine di mangiare troppo, poi dopo sto male, mi sento in difficoltà, il mio corpo inizia ad avere tutta una serie di problematiche, più o meno gravi, penso solo al diabete o ai problemi cardiaci. Allora, ecco, devo riuscire, magari appunto come ti dicevo, sfruttando questo momento dell'anno, che è chiaramente solamente un artificio che noi andiamo a creare nella mente, no? Una convenzione sociale che però possiamo utilizzare per darci questa scossa. E possiamo usare questo periodo dell'anno per appunto andare a progettare una vita diversa, magari non completamente diversa. Ecco anche lì l'errore magari di darsi tantissimi obiettivi per poi ritrovarsi subito dopo stressati a fare le stesse cose. Magari cambiando solamente uno o due elementi, avendo la pazienza di dire: guarda, io nel 2023 voglio consolidare questo, la mia capacità di leggere, voglio leggere almeno un libro al mese, su questi argomenti, perché voglio, come dire, sviluppare conoscenza su questi temi per me importanti. Potrebbe essere lo sport, potrebbero essere le relazioni affettive, potrebbe essere qualsiasi cosa, ok? Però ecco, cerca di farlo proprio con discernimento, con attenzione. Prima una bella analisi di ciò che per te è davvero importante, di quali sono le aree in cui già sei andato bene e che vuoi portare avanti, quelle in cui senti di dover migliorare, e poi la focalizzazione su una o due di queste aree e la pianificazione. E poi la messa in pratica, con la consapevolezza, come ti dicevo, dei tempi necessari per la costruzione di un'abitudine.
per la costruzione di quella che è una prassi che poi in qualche modo vada a manifestarsi nella mia vita. Ecco, l'augurio che vorrei farti oggi per questo nuovo anno che arriva è proprio questo, quello di cercare di vivere questo momento come un momento utile per andare a costruire qualcosa di buono nella tua vita. E appunto, ovviamente, ecco, l'augurio è anche che questo si possa poi concretamente realizzare. A presto!